Riscaldamento prima di andare a correre, cosa è bene fare prima di andare a correre, cosa è meglio? Premesso che non c'è una verità assoluta, ti racconto cosa ho fatto io stamattina prima di andare a correre. Ero un po' stanco, ho dormito male e fa molto caldo in questo periodo, quindi è buffo parlare di riscaldamento perché siamo già super raccaldati. Prima di raccontarti questo, cosa ho fatto io stamattina, ti racconto appunto, prendo spunto da un libro, che è questo qua, in cui si racconta l'autore è andato in Kenya a osservare come si allenano i keniani e racconta di un episodio che vanno alla pista, in cui vanno alla pista di allenamento degli atleti keniani, maratoneti, e dopo aver fatto un riscaldamento di corsa, questi atleti si mettono per terra e si rilassano prima di fare il cosiddetto lavoro, diciamo un allenamento di alta qualità. E l'autore che era lì a osservare chiede all'allenatore di questi ragazzi ma cosa stanno facendo, perché sono fermi, si raffreddano. E l'allenatore invece dice no, si stanno solo rilassando prima di fare l'allenamento importante. Io stamattina non ho fatto stretching, non ho fatto nient'altro, ma ho ascoltato un po' di musica classica e ho fatto un po' di foam roller e mi sono rilassato. Questo per dire che la corsa non ha niente a che vedere con la forza e tante persone pensano che si debba, quando vedo le persone correre che usano l'energia, stringono i denti, non è funzionale la corsa. La corsa è tutto diverso dalla forza. La corsa è, come avevamo detto anni fa durante un workshop, armonia, è un muoversi coordinato e armonico come suonare il pianoforte. E la musica classica sicuramente ricorda questa cosa qua. È legato a questo, racconto un aneddoto successo ieri sera. Running e Pilates. Ieri sera sono andato a un evento di Pilates fatto da Chiara Lewis, una ragazza molto brava, e c'erano 50 persone, c'erano 48 donne e due uomini, e fa ridere, no? Perché Pilates è solo per le donne, e invece gli sport più di fatica sono prevalentemente maschili. Innanzitutto gli sport di fatica, così come la corsa, non sono di forza, ma sono anche di tecnica e di armonia. Il nuoto, ad esempio, è un grande esempio. Puoi vedere un bulldozer in acqua che non sa muoversi e uno magro che nuota bene. Per dire che abbiamo dei preconcetti nella nostra società completamente sbagliati, e nonostante ci sia internet, ci sono un sacco di informazioni, questi preconcetti non cambiano. Io ieri sera alla lezione di Pilates ho fatto fatica in tante posizioni, non avevo abbastanza forza, oltre che magari non ero abituato a fare Pilates, e c'erano tante ragazze più esili di me che erano brave a farlo. Così viceversa, la corsa non è uno sport di forza e non è uno sport maschile, e per abbattere dei preconcetti per le ragazze che non vogliono correre non è neanche uno sport che ti fa dimagrire se non vuoi dimagrire, o non è uno sport che fa dimagrire se vuoi dimagrire. Non si va a correre, cioè non è la principale funzione quella di correre il dimagrire, così come è sbagliato pensare che faccia dimagrire. Quindi che ti faccia perdere tono muscolare, questo lo dico per chi va in palestra. Buona giornata, buona corsa e prova riscaldamento, foam roller e musica classica.